Buongiorno ragazze, buongiorno a tutti, benvenuti in un nuovo Vlogmas. Oggi è il 2 dicembre e oggi nel mio calendarietto di Make Up Revolution c'era questa bella matita a labbra. Questa qua pensavo subito fosse abbinata al rossetto che ho aperto ieri. Se non avete visto il primo Vlogmas ve lo lascio qui sopra da qualche parte nell'info box. E pensavo fosse dello stesso colore del rossettino trovato ieri perché somiglia tantissimissimo. Volevo aprirla insieme a voi e fare uno swatch anche di questo colore. E invece notavo che si chiama Fire questa. Vedete? Dov'è? Fire. E invece il rossetto è Nostalgia, quindi penso che fosse, se fosse stata abbinata, avrebbe avuto lo stesso nome, credo. Quindi deduco che sia un altro tipo di tonalità, ecco, non proprio identico. Bellissimo vederlo così. Facciamo bello. Sì, forse più rosso, però gli assomiglia veramente tantissimo, quindi penso che la utilizzerò come matita labbra da abbinare con quel rossetto, perché sono veramente molto molto simili. E niente, quindi questo è il regalino del 2 di dicembre. Io non mi sto filmando perché sono in condizioni pietose, ragazze, ho dormito pochissime ore questa notte. Se Ricky non mi avesse abbracciata stanotte io probabilmente avrei fatto il continuato, sarei stata sveglia praticamente tutta la notte, non riuscivo assolutamente a dormire, non sapevo più che fare, ho bevuto una camomilla, niente, avevo un po' di tachicardia, proprio mi mancava l'aria, non riuscivo a dormire bene, quindi niente, nottataccia. E bando alle ciance, io adesso mi devo fare una doccia, darmi una sistemata, fare anche i capelli. Devo darmi una sistemata perché sembro, insomma, uscita da un campo di guerra dopo questa nottata, quindi bando alle ciance e io vado, ci vediamo tra poco. Aggiornamento, sto aspettando che l'acqua bolle perché mi sto facendo questa pasta ripiena qui, tipo agnolottini, ravioli, ecco, ricotta e spinaci che sono un po' più leggeri, invece Fede ha voluto le trofie al pesto, quindi lui mangia quelle, io l'ultima volta che le ho mangiate le ho digerite tipo dopo 5 ore, quindi evito proprio. Ho tirato su la frangia perché devo finirla di stirare, in realtà l'ho stirata un po' troppo ed era tutta piatta da una parte, quindi l'ho tirata su per darle la piega un po' più morbida, più tonda. E poi insomma mi devo anche truccare, ma farò un video a parte, faccio un mi preparo in cui vi, insomma, chiacchieriamo un po' insieme e ve lo carico domani, in maniera che mi avvantaggio di un giorno coi vlog, perché altrimenti uno al giorno ho paura di non riuscire a starci dietro e mi dispiacerebbe, quindi mi avvantaggio in questo modo con il mi preparo, ogni tanto alternerò perché se no non ce la faccio. E poi in più non tutti i giorni faccio qualcosa di interessante. Domani per esempio faremo molto probabilmente l'albero di Natale, quindi gli addobbi e tutto, e quindi farò comunque il vlog ma ve lo carico il giorno dopo, cioè nel senso riesco ad avvantaggiarmi di un giorno. Detto ciò, devo finire di sistemare perché oggi voglio uscire per andare appunto da mia suocera
Voglio che a casa sia a posto, non voglio tornare a vedere ancora tutto per aria, quindi mi devo muovere davvero. Quindi ora aspetto, butto la pasta ripiena e mi spiccio. Cos'è questo cartone? Come si chiama? Zorro. Ah. Buoni. Ok, trucco finito. Lo vedrete fatto nel video di domani, in cui vedrete il... Aspettate che... Vedete il mi preparo con voi, perché volevo rispondere a un commento che mi arriva spesso, però non vi svelo nulla, andate poi a vedere il mi preparo con voi. Io adesso spengo tutto. Il mio pulcino è pronto, il mio amore è arrivato. Ciao! Ciao! E mi devo solo mettere le calze e le scarpe. Tornati dalla festicciola, mi sento stanchissima, cioè faccio niente, mi sento stanca. Ho la pancia proprio sopra che mi tira tantissimo. Ora ve la mostro, ma veramente mi tira tanto e non è perché ho mangiato troppo. E quindi, boh, mi sento comunque tirare tanto. E niente, siamo tornati. Fede si è già messo il pigiamino. Riccardo è sceso a portare giù il cane. E io adesso mi spoglio, mi metto comoda in pigiama e inizio a pensare alla cena. Domani visita. Domattina devo... Andiamo perché c'è anche Ricky con me, meno male. Così sono in compagnia domani. E vado a fare un esame. E vi porterò con me magari, però il vlog ve lo caricherò non domani ma dopodomani. Domani invece vi carico il mio preparo con voi che ho fatto prima di uscire, in cui vi parlo di un argomento in cui diverse di voi mi hanno chiesto, quindi vi tolgo un po' di curiosità, quindi non ve lo perdete dopo questo vlog. E ora vi mostro la pancia che tira. Eccola che mia suocera ha toccato e... Eh sì, anche lei la sente proprio sopra, infatti io sento tirare tantissimo qua sopra e sotto è un po' più morbido, quindi ovviamente ancora avrà la testina su. Tira tantissimo qua, ragazze, cioè guardate com'è tesa, è durissima. Manca sempre più l'aria e sono a 7 mesi. Cosa succederà a 9 secondo voi? Esploderò? Quello poco ma sicuro. A 9 di sicuro. Va bene, ora mi attivo. Io e Alessandra andiamo a pensare alla cena. Prima di preparare la cena ci tenevo a farvi vedere questa scatolina che, ragazze, cioè che cos'è questa scatolina? Troppo carina. Color Tiffany con l'unicorno. Segui i tuoi sogni, già la scritta è tanta tanta roba, ma è anche il disegno, mi piace veramente tanto, la utilizzerò sicuramente. Per la piccola Alessandra, per metterci qualcosa dentro, adesso mi inventerò qualcosa, anche solo dei calzettini, i primissimi che metterà, insomma, cose piccoline. E poi volevo far vedere, me l'ha data mia suocera, vabbè, adesso dentro ci ho messo anche i calzettini che mi ha regalato lei, che vi faccio vedere. Guardate che carini. Erano confezionati, però noi per buttare via una scatola che non serviva li abbiamo aperti e messi tutti qui dentro, così. Allora, questi qui hanno i pasticcini, guardate che belle, mi piacciono un sacco. E queste, non so se in video rende, non sono azzurre, sono proprio color Tiffany, con questa parte verde e il pasticcino. E invece questi qui, mamma mia, che piccoli ragazzi, cioè mi intenerisco tantissimo. È una vita che non vedevo dei calzini così piccolini. E poi qua, questo è proprio, mi piace da morire, con questo pulcettino. E poi questa scatola in realtà gliel'ha mandata una sua amica, che è gentilissima e spero di conoscerla presto per ringraziarla. Ha fatto queste qui fatte, adesso dentro sono imbottite, ma va poi svuotata, però sono delle babucce da mettere, forse neanche appena nata perché sono un po' grandine, poi per più avanti, vedete la differenza, verso magari 3 mesi, 2 mesi. Però sempre color Tiffany, carinissime anche queste. E niente, ci tenevo a farvele vedere. Adesso poi piano piano sistemo tutto nella cassettierina. Devo fare
un po' di spazio perché devo organizzarla bene, però prima o poi vi farò anche il video in cui sistemo la cassettiera. Mi piacciono i nostri coni. In realtà, cioè ce li hanno regalati i miei genitori, però uno è per me è Ricky e poi questo qui invece è di Federico. E sono carinissimi perché cambiano colore e vi assicuro che totalmente al buio hanno un effetto veramente wow, troppo troppo rilassanti da vedere. E per ora li ho messi qua, tanto domani faremo l'albero di Natale, quindi domani inizio ad addobbare tutto, anche nel mobile metto le candeline di Natale, boh, metterò anche questi. E niente ragazze, io direi che, lo so, questo vlog è stato abbastanza, sono un po' al buio, aspettate. Metto qui, no, vabbè, accendo la luce. E, dicevo, questo vlog è stato un pochino più corto, ma vi prometto. Domani ci rifaremo, promesso. Ciao Bea. Ogni tanto sbuca, dice qualcosa. Ogni tanto ci sbuca. Domani vi prometto, perché me lo chiedete sempre e in tantissime, che Riccardo verrà filmato molto di più. Domani sono di riposo, non mi pare vero. Domani a casa, quindi abbiamo più tempo. Scusate un attimo. Scusate un attimo. Ma ti pare? Ti pare che mentre io parlo tu mi possiedi in questo modo? No! Aia! Ho piccato le unghie nelle gambe. Scusate. Scusa, oh, che dolore. Sì, è un po' invadente un cane. Sì. Ecco. No, cosa te lo fa pensare che sia un po' invadente? Ecco, ha smesso Scusami. con me e parte col papà. Ti dispiace levarti? Aiuto. Non se penso che tra un po' che nasce anche Alessandra. Esatto. Saluti Dranala, Alessandra, Roberta. Ma che? Federico, No, aiuto! Federico è un maschio. Però saremo tre femmine contro due maschi. Ma Sempre. come che pizza? L'hai voluta tu la sorellina? Sempre se alla fine. Ma che alla fine? Abbiamo visto pure la patatina. Ma. Vabbè, ma quelli sono dettagli. Sì, alla fine. Alla fine. Che invece la sorellina appare di nuovo maschio. No, impossibile, Fede. Ormai è appurato che è una femminuccia. E poi abbiamo tanti tutù rosa, quindi deve essere femmina. No, è femmina, ragazze, È scherziamo. femmine, femmina. Ma cosa state facendo? Vedi, anche lei vuole giocare. Sì, ma anche lei adesso se ne va a Vabbè, anche Federico. Di la filastro, la dormire. cosa, La la poesia. strofa. Far brutte figure con le tesorine. Dai, su, vai. L'albero brilla di mille colori. Ricordo più un'altra parte. Dai, è l'emozione. Un albero A. adorno. Adorno, adottato! Un albero adottato. Dai! Adoro. Adoro, adorate! D'ora in poi vi chiamo adorate! No. No, adorate no, per Anche favore. Nala prova. Adorate! No, guarda. Ti ho guardato come dire, ma che cacchio dici? Dai, Fede, la vuoi dire? L'albero brilla di mille colori. Bravo. Un albero adorno che gioia nei cuori. Già così va meglio. Ce l'abbiamo fatta. Perché domani si torna a scuola, i compitini li abbiamo fatti tutti E e la strofa. facciamo l'albero di E domani Natale! facciamo l'albero di Natale! Jingle bell, jingle bell, No, domani metto le canzoni di Bublé, il cantante preferito del mio amore. Lo sento tutti i giorni. Lo Michael Bublé. sento tutti i giorni al lavoro. Ma Basta. sempre il tuo amore mi fa sentire Basta. Bublé. Aia. Assassini maledetti. Eh? Assassino! Ma Dante no. tanto
Sì, sì. Buonanotte. Buonanotte. La gabbia di Matti vi saluta. A domani. Dai.